sai, non ho avuto modo di godermelo, perché è successo talmente tutto in fretta che non c'è stato il momento di realizzazione. Ah, sto facendo delle cose fighe. All'inizio, quando vinsi il concorso, sono stata insultata tantissimo da tanti coetanei e tanta gente che diceva: ah, se riesci a fare la modella lei, allora anch'io. Ho chiamato il mio lavoro di maturità mannequin, perché è veramente un po' così, sei un po' veramente un manichino, un'immagine. Rischi di perdere un po' del tuo per cercare di rientrare negli standard, rientrare in quello che è il momento che viene richiesto. Ci dicono sempre che conta tanto comunque farsi vedere per quello che si è, ma alla fine della fiera, se un cliente ti prende perché ti vuole così esteticamente. I canoni estetici cambiano e non cambiano alla fine, ci si può evolvere in un certo senso, ma la bellezza piace sempre. Sicuramente però, specialmente Milano, già lo stanno facendo a New York e a Londra, ci si sta sempre più evolvendo verso quella che è l'inclusività, quindi non è più tanto la misura al centimetro che conta, quanto invece avere delle caratteristiche speciali che non necessariamente possono essere considerate belle da tutti.